Gabriele Pasqualone, segretario regionale FIALS, lunedì avete questa riunione col prefetto per evitare l'accorpamento degli reparti dell'ospedale di Penne. Sì, abbiamo questa riunione dalla Sua Eccellenza Prefetto di Pescara per cercare di trovare una soluzione, è una soluzione di emergenza per quando è stato già decretato dalla ASL Pescara l'accorpamento di ben tre reparti, un unico reparto, con tagli di posti letto e soprattutto tagli di assistenza ai residenti, soprattutto dell'area Vestina, perché nel momento in cui ci sono circa 15 posti in meno, che adesso già sono super dimensionate perché abbiamo l'indice di occupazione al 100% e per di più Pescara ogni sera, ogni notte, ogni giorno telefona per sapere se ci sta disponibilità di posti letto. Questo metterebbe un'area veramente d'emergenza per Penne per fare una continuità assistenziale. Tutti i paesi dell'entroterra si trovano in una situazione veramente d'emergenza, ma la cosa più grave è che le ultime elezioni, purtroppo, i cittadini hanno scelto di mandare a casa quella parte politica che stava distruggendo tutto il territorio, tutto, non solo le ASL, la sanità abruzzese, ma stava distruggendo le aree interne. Questo non ha portato a niente, perché quei dirigenti che ci stavano prima del cambiamento politico ci sono anche adesso. Stanno continuando a distruggere soprattutto assistenza sanitaria dell'entroterra. E questo è gravissimo, perché i cittadini pagano le tasse uguali a quelle della costa e hanno diritto all'assistenza sanitaria, perché l'assistenza sanitaria è l'articolo 32 della Costituzione, è un decreto sancito dalla nostra Costituzione, e credo che di tutti i residenti dell'Entotrend hanno lo stesso diritto dell'assistenza di quelli che abitano lungo la costa. È una cosa vergognosa.